Stasera un po' particolare perché non c'è un argomento proprio nel vero senso della parola. Insomma, quello che tenteremo di fare stasera è un po' raccontare delle esperienze su Linux e su come la gente, come le persone si avvicinano a Linux e per primo motivo si avvicinano, perché soprattutto ci restano poi su Linux. Prima di tutto, volevo dire due cose. Intanto volevo ringraziare ancora le soliti da sempre, ci ha fatto disponibilità per questo evento, e ricordarvi che c'è il wifi, è fornito di internet, che quest'anno già sponsorizzato, e magari poi lo farò vedere perché devo collegarmi anch'io al wifi, farò da chi si collega, ma se avete possibilità di collegare potete farlo qui e potete farlo in piazza del comune, in dovunque, vi registrate una volta, poi avete il wifi gratuito a Montecchio e anche in altri luoghi della provincia qui intorno. Allora, tanto lo presentarvi, sono Andrea Agosti e qui con me a fare questa serata c'è Marco Luzzetto e Stefano Spagnolo. E come vi ho detto, questa serata parla di esperienze su Linux, in particolare su quello che vorrei fare è tentare di sfatare alcuni miti su Linux, sulla difficoltà di arrivare su Linux, sulla difficoltà di usarlo, sulla difficoltà di trovare programmi e tutte queste cose qua. Insomma, non è la prima volta che tento di fare questo discorso, però succede una cosa, molto spesso c'è una cosa che mi danno dell'informatico, perché io ho studiato informatica praticamente da quando sono in superiori. Insomma, c'è sempre questo, non dico il luogo comune, detto che io sempre informatici, tu sei un informatico, è ovvio che per te è facile, è ovvio che tu sai cosa fare, tu te lo spieghi perché lo usi. Insomma, a parte il fatto che stasera vi racconterò un po' di storie su come ho iniziato io con Linux, e non è stato facile per me, perché ci ho messo quasi 4 anni prima di cominciare a usare Linux, veramente tutti i giorni, e quindi ci ho messo anche il mio bel po' di tempo. Ma anche qua queste Stefano e Marco, che loro sono da Linux da molto meno di me, e per loro è più, più facile spiegare i problemi o i motivi o tutto quello che ha le loro esperienze su Linux. Io ovviamente ho ricordo di dal 2001 al 2005 è stato il mio periodo difficile, veramente difficile su Linux, però qualche ricordo che intenterò di spiegare. Loro invece per altri motivi, per altre esperienze, vi racconteranno le loro esperienze. Volete dire qualcosa? Buonasera a tutti, sono Stefano Spagnolo, sono socio del LUR di Vicenza. Beh, vi ringrazio la presenza intanto questa serata e ringrazio anche Andrea e quanti hanno collaborato per la riuscita di questa serata. E parlando di nuovi utenti e parlando di esperienze, io penso che sia importante dare un punto di riferimento innanzitutto a chi vuole provare, ok? Chi non sa niente di questo mondo o chi già sa qualcosa ma per un motivo o per l'altro non è riuscito nel proprio intento. Quindi prima cosa vorrei fare una precisazione sul LUG di Vicenza. LUG sta per Linux User Group, molti di voi lo sapranno già. Ce ne sono tre nella nostra zona, una a Vicenza e più precisamente a Torre di Quartesolo come sede, uno è a Schio e uno è a Bassano. Okay. Qual è lo scopo del LUG? Il LUG si propone di dare supporto a quanti necessitano in ambiente di software libero e organizza delle serate come questa, ok. Se siete interessati, lo strumento principale che noi usiamo per tenere il contatto è la mailing list. Quindi, se vi interessa, adesso magari Andrea vi fa vedere come arrivare al sito del LUG di Vicenza. Se vi interessa partecipare gratuitamente alle mailing list, ok, semplicemente basta una registrazione. Se non sapete cos'è la mailing list, non è altro che un luogo dove arrivano tutte le mail di vari iscritti,
Ok, e lì potete domandare aiuto se avete qualche esigenza, qualcuno sempre vi risponderà. Ok. Adesso andrei a vedere come arrivare al sito del Luogo di Vicenza. Ok. Qualcuno ha già usato MailingList? No, nessuno. Nessuno. Beh, fatta la prima registrazione sul sito, ok, si possono vedere tutte le mail che gli iscritti mandano. Ok, serve per domandare aiuto, per fare interventi, precisazioni, avvisare di eventi, ok? Una cosa molto informale, non è, si può scrivere un po' quello che si vuole, ma soprattutto è utile per poter domandare aiuto, che se volete provare a entrare nel mondo, questo è il primo, diciamo, strumento utile che potete usare, almeno per la mia esperienza. Io sono un utente da qualche anno, non ho nessuna esperienza informatica, per lavoro faccio tutt'altro, ok? Quindi sono un classico esempio di persona che molto probabilmente, diciamo, saprà meno di voi di computer. Quindi questo è il sito del LUG, quindi sul motore di ricerca potete scrivere LUGVI o LUG Vicenza, accedete e all'interno potete trovare il posto dove fare la registrazione, che è gratuita. Non vi vinco in nessun modo. Seconda cosa, il LUG di Vicenza come associazione non è a scopo di lucro, e potete leggere lo statuto che trovate sempre all'interno del sito. Quindi alla fine di queste serate non vi verrà chiesto di comprare un'enciclopedia su PC o altro, che non abbiamo nessun interesse a farlo acquistare niente, e lo facciamo semplicemente per divulgare, per sensibilizzare l'uso di software libero nel territorio, ok? Nessuno di noi percepisce qualcosa, io no. No. Ok. Per chi è fuori da questo ambiente magari pensa, questi continuano a parlare, alla fine ci domandano qualcosa, ci vincolano qualche cosa, è pienamente libero. Questo è il sito. Altra cosa, finché mi ricordo, trovate il link sulla home page di questo sito delle serate precedenti, ok? Se volete rivedervi oppure consigliare a qualcuno che non è potuto essere qui nei due lunedì scorsi, o potete guardarvi con calma i video, ci sono i link, okay? E prossimamente ci sarà anche il link di questa serata. Quindi nuovi utenti, io penso che la prima cosa sia dare un supporto, ok? Quindi se avete necessità, volete provare ad entrare in questo mondo, ok, fare una prova, questo è il primo punto di riferimento, che ci sono delle persone, Andrea, noi, ok, è un'associazione che si chiama LUGVI, ok, oppure ce ne sono delle altre, ma la più vicina è questa. La sede a Torre di Guardasolo è a fianco della chiesa di Torri e all'interno del circolo noi, quindi potete venire lì con il vostro PC, fate le vostre domande, facciamo quattro chiacchiere e niente di che. Se avete problemi, quello che riusciamo, vi aiutiamo e non chiediamo niente, okay? Quindi potete venire tranquillamente anche solo per trovarci. Poi se volete, se ci credete, potete tesserarvi, la tessera costa 15 euro e dura un anno, quindi non è una spesa assolutamente importante, è accessibile a tutti. Quindi ecco, se volete provare, il primo punto di riferimento secondo me è questo, e per me vale, ok? Anch'io ho imparato molto dal frequentare questa associazione, frequentare le serate che vengono presentate durante l'anno,
Inus Day a ottobre, ci sono altre serate in programma, talk, così. Ok, se volete, sul sito normalmente ci sono sempre i riferimenti dei vari impegni, ok? Se ogni tanto ci date un occhio, ad esempio sulla sinistra, sull'agenda, ogni settimana viene proposto un argomento. Il nostro amico Claudio per il prossimo martedì, cioè domani, propone una serata a tema, che se vi interessa potete darci un occhio e potete venire a trovarci. Nuovi utenti vuol dire anche dare una motivazione, cioè perché devo cambiare. Questa è una domanda che ho sentito il primo lunedì, ma alla quale non mi sembra sia stata data una risposta. Qualcuno di voi si sente di dare cioè perché uno deve cambiare per passare a un sistema Linux? Qualcuno di voi? No, nessuno? Perché è gratuito? Oppure perché? Perché va sempre? Perché va sempre, oppure perché alla fine se uno passa il software libero può avere delle motivazioni valide, o altrimenti prova e poi lascia. Normalmente è così. Qualche altra, volete dire qualcosa? No, nessuno. Ok, allora vi do le mie motivazioni, ok? Io penso che alla base ci sia un po' di disinformazione, cioè almeno per quello che è successo a me. Frequentando questa associazione sono venuto a conoscenza di diversi particolari e quindi vorrei discutere un po' con voi, perché anche queste serate che sono state fatte si è parlato di software proprietario, si è parlato di free software, si è parlato di software open source. Ma sapete quali sono le differenze? Qualcuno sa dirmi la differenza tra software proprietario e software open source o software free software? Perché ne abbiamo sentito parlare? Sì. Perché il software proprietario bisogna pagare la licenza per utilizzare il materiale free software, basta scaricarlo dal sito di Linux. E poi? È praticamente un discorso economico, cioè puntato sul fatto che è gratis e basta. Cioè, altro motivo? Il codice che è a disposizione degli utenti. Il codice è aperto. Poi? Sì. E poi? Sapete darmi altre motivazioni, altre differenze tra il proprietario? C'è una definizione di software proprietario. Perché se non sappiamo individuare le differenze non possiamo fare una scelta, secondo me. Ok? Proprietario, cosa vuol dire? Che è a pagamento, parlo più delle volte, ma non sempre è a pagamento. Questo proprietario, ma te lo danno anche gratis. Forse non ne sappiamo queste cose. Allora, proprietario vuol dire che è legato a dei vincoli, a delle licenze. Ok? Una può essere quella, diciamo, tecnica, quella legata al fatto che ti danno il codice binario, ma ti danno il codice sorgente, come ha detto il nostro amico, e un'altra è legata più alle licenze, cioè copyright. Tutti sappiamo cosa vuol dire copyright. C'è un vincolo. Cioè, noi sappiamo che quando buttiamo sul DVD, sul video, ok, questo è protetto dal copyright, non puoi fare questo, non puoi fare quello, non puoi fare l'altro, e ti domandi ma perché l'ho comprato, non posso fare niente. No, vi capita quando buttate sul DVD video, sì, ok, ci sono dei vincoli. Perché mettono questi vincoli, secondo voi? Per proteggere il loro mercato. Esatto, loro si proteggono, ok? Mettono dei vincoli e dicono io sono l'unico che ha diritto, ok, su questo materiale, okay, su questa opera.
ma se loro si mettono i vincoli, li tolgono a noi. Giusto? Ok. Cioè, loro dicono, questo materiale io te lo do, tu lo puoi solo usare, non lo puoi copiare, non lo puoi duplicare, non lo puoi studiare, okay? Non lo puoi diffondere, non lo puoi modificare, non lo puoi migliorare in nessun modo. Ok? Mettono dei vincoli, dei paletti, ok? E sono chiaramente pesanti, perché l'unica cosa che possiamo fare noi è quella di usarlo, ok? E basta. Lo sapevate questo? Sì? No? Sapevate? No. Ok, la differenza tra il free software, ok? Il free software è legato a una licenza diversa, ok? Hanno ribaltato completamente questo discorso della proprietà. Cioè, loro dicono, io scrivo codice, ok? E lo metto a disposizione. E, come ha detto il nostro amico, il codice sorgente è aperto. Cos'è il codice sorgente? Il codice sorgente è, diciamo, è come la ricetta per fare un piatto, ok? Sono una serie di istruzioni che servono per fare un lavoro, in questo caso è per scrivere un software, un programma, ok? Se queste istruzioni sono leggibili, le possiamo leggere, ok, noi possiamo sapere come è stato scritto, imparare, migliorare questo software, riutilizzarlo, migliorarlo, ridarlo ad altri migliorato, ok. Se il codice sorgente, come ha detto lui, di tutti i programmi proprietari, è chiuso e non possiamo sapere come è stato scritto, ok, noi quel software possiamo usarlo solo ed esclusivamente per utilizzarlo, non possiamo in alcun modo far altro, ok? Quindi il software open source è una deviazione del free software. Il software open source dice solo che il software ha il codice sorgente aperto, quindi possiamo leggere come è stato scritto quel programma, però le licenze sono le più varie. Okay, quindi se parlate di software open source dovete sapere solo che il codice sorgente è aperto, però la licenza che è stata applicata a quel software bisogna vederla di caso in caso. Se è free software invece, come casomai Andrea vi fa vedere ad esempio, non so, Hidden Live ad esempio su Wikipedia, vedete che a fianco c'è scritto GPL, ok? Cioè ricade sotto una licenza della General Public License, ok? E quella vi assicura quattro diritti, ok? La possibilità di usarlo, la possibilità di sapere come è stato scritto, quindi studiarlo, migliorarlo, ok? La possibilità di duplicarlo anche ad altre persone, ok? E poi la possibilità di ridistribuirlo. Sono tutte libertà che sono violate sui programmi proprietari. Okay, quali sono i programmi proprietari? Tutti quelli che probabilmente state usando nel vostro sistema Windows. Ok, Windows è con il codice sorgente chiuso. Nessuno sa come è stato scritto. Solo chi l'ha costruito, chi l'ha scritto, ok? Quindi qui non è solo un discorso di gratuito, sì, è gratuito, ma forse serve più, non so, una scuola, a qualcuno che vuole risparmiare, ma non è solo il discorso di gratuito, ok? Se noi pensiamo al free software, vedete sulla destra, eccolo lì, della evidenziata la licenza GPL, ok? Quando vedete che il software è sotto questa licenza, vi assicura queste quattro libertà, ok? Perché è importante? Noi sappiamo che
se abbiamo la possibilità di duplicarlo, noi quel software possiamo darlo al nostro vicino di casa, okay? Possiamo, se facciamo un documento, okay? E non vogliamo vincolare qualcun altro a dover comprare una licenza per aprire quel documento, se vi capita, fate un documento con Word, okay? E lo passate a una persona che non ha Word, il caso più classico che forse balza agli occhi di tutti, quella persona o acquista una licenza del pacchetto Office, insomma, di Microsoft, altrimenti non può leggerlo, okay? Ci sono più alternative, sì, okay? Però per leggere correttamente quel file voi la vincolate ad acquistare una licenza. Oppure scaricarla abusivamente. Ok? Quindi se il codice sorgente è aperto ed è un free software, così siete sicuri che quando voi fate un documento, una qualunque produzione, potete darla a un'altra persona e quella persona è libera di scaricare il programma correttamente senza essere diciamo pirata, ok, di installare il proprio computer e di poter visualizzare e usare quel documento. Questo è il primo, diciamo, la prima cosa che è lampante, diciamo, ok? Non vincoliamo nessuno, cosa che succede alle scuole, ad esempio, i ragazzi nella scuola fanno i documenti con software proprietario, arrivano a casa e come fanno? Cioè, io vedo anche mio figlio, ad esempio, programma CAD a scuola, sì, fanno il CAD, usano software proprietario, ma a casa non possono più provare ad utilizzare, a studiare il proprio programma, perché o lo scaricano abusivamente o si comprano una licenza. Sì. No, io chiedevo quello che stai dicendo tu adesso, di scaricare un po', sì, non indica la conoscenza di come è creato un programma in sé. Quindi se io ho un programma anche libero, il quale però ha tantissimo codice all'interno, e io non ho le capacità o le basi per poter leggere questo programma, a me è completamente inutile avere un programma free. Sì. E quindi la faccenda dell'AutoCAD a me serve solo esclusivamente per poter leggere un programma libero da licenza, e quindi il genitore o il figlio che non ha troppo la licenza è obbligato ad acquistare, altrimenti si dà da fare all'interno di gruppi, ma questo implica sempre uno studio e una documentazione che deve essere base. E deve esserci anche la documentazione per cui uno riesca a capire effettivamente il linguaggio. Ma questo, diciamo che sì, perché il discorso è che tu hai il codice, hai il programma, puoi guardarlo e verificarlo. Praticamente non è che vuol dire che è una cosa che interessa a tutti. Uno vuole usare il programma ed è a posto, ed è contento così. Quello che magari invece che però sia più a cuore, lui è che ok, voglio usare il programma, voglio anche essere libero, nel senso lui vede suo figlio e anch'io quello conosciuto. È a scuola, e anche questo succedeva anche a me 10 anni fa, probabilmente è molto più di quello che succede adesso, forse anche meno perché magari c'era più libertà. Io programmavo quello che facevo a scuola, se volevo farlo a casa avevo tutti i programmi che ok erano lì in prestito perché ero a scuola, ok. Ma in effetti non avevo questo concetto, non avevo questa conoscenza. Io sono arrivato agli Unix dopo che avevo finito i superiori. E mi sono trovato appunto che avevo un sacco di programmi che però non potevo farci niente perché non erano miei. Erano, ok, poi li ho dati a scuola, la scuola aveva bisogno di usarli, io no. Fuori dalla scuola non avevo niente. Tutto quello che facevo a scuola rimaneva della scuola. E anche se adesso parlare per esempio degli ebook, risparmiamo, facciamo tutti gli ebook. Ebook vuol dire avere un tablet, compriamo un tablet, cominciamo ad andare subito da una marca famosissima che va tanto di moda, non è un tablet aperto, non ci sono formati aperti. Io quando sento quelle cose lì
soprattutto nella scuola vedo gente che si chiude dentro un mondo, che tu compri i book che andranno solo su quel tablet e solo se mi paghi, solo per un anno, poi l'anno dopo fate l'opzione più bella e sono ok, devo ricomprarli tutti perché non vanno più bene o perché i miei amici hanno la cosa più carina. Il discorso è bello, però aperto, è che la libertà anche okay, magari il CAD è un esempio un po' sfortunato perché effettivamente CAD liberi non ce ne sono tanti, quelli che ce ne sono a livelli bassi o sono veramente a livelli super professionali. Diciamo che su Linux quel CAD non ce l'avevi di mezzo, però il fatto che mio figlio non usi il CAD a scuola o usi un altro programma mi dà pensare che lui possa comunque impegnarsi a casa, perché quello che fa lui è suo, quello che scrive, quei suoi documenti che scrive sono suoi, non sono di qualcun altro, non sono dentro un formato proprietario che io non so, non posso aprire, non posso fare niente. Quindi è vero, è il discorso che a me non sono un informatico, non mi interessa, a me deve funzionare e basta. Però sapere un attimo come funziona, o sapere quello che vado incontro, magari ti fa scegliere un programma piuttosto che un altro, per dire, magari rinuncio un attimo ad avere la super mega programma bellissimo, che però dovrò o che pago 1000 euro, 500 euro, anche 100 euro, oppure devo scaricare da internet e vabbè, faccio la furbata, però siamo sempre a fare i furbi alla fine. Oppure dico, ok, ti prendo un programma libero, mi ci metto un po' di impegno e uso un programma libero perché eticamente è più corretto, perché personalmente lo ritrovo, personalmente non utilizzo più software libero perché a me sinceramente ci tengo questa cosa, non voglio usare software proprietario, se non sono costretto da altri fattori. A casa mia tutti usiamo solo software libero, ho usato anche mio fratello, non c'è accorto di niente. Proprio un concetto etico, se me è cosa gli sta puntando anche il dito, ecco. Rendiamoci conto un attimo di questi fattori qua, software libero ti dà delle libertà, ma ti dà un po' più di conoscenza, ma questa conoscenza secondo me ti apre un mondo che è molto più grande di quello che hai da solo usare un programma. Sì, comunque tu dicevi, io non sono in grado di leggere quel programma anche se è il codice sorgente aperto, quindi non me ne frega più di tanto, ok. Sì, ma vorrei fare una precisazione. Usiamo, penso tutti, ok, diciamo lo strumento che rispecchia questo sistema di legare i vari punti. Tutti usiamo Wikipedia. Chi non usa Wikipedia? Tutti lo usiamo. Come funziona il Wiki? Il Wiki è un posto dove ognuno scrive qualcosa, anche se non è esperto, ok? Se scrivi una stupidaggine viene immediatamente corretto, ok? Ma dare la libertà a tutti di mettere del proprio, ok? Questi software sono così. Questi software hanno il codice sorgente aperto. Se io ho tanto così di conoscenza, di programmazione, posso metterci le mani. Se scrivo una stupidaggine me la mettono a posto, ok? Se scrivo qualcosa di buono posso fare anche una traduzione di una lingua, ok? Non occorre essere un programmatore, ok? Ognuno può metterci del suo, ma la cosa importante, e qui mi riprendo al discorso che facevi tu, è che questo ti dà la garanzia che questo software è scritto per me. Cioè, i software che tu acquisti segue una politica commerciale. Cioè, se l'azienda in tal momento decide che tu devi cambiare il computer, ti spara fuori un software pesante e ti vincola all'acquisto di un nuovo PC. Vuoi usarlo? Cambi PC, cambi sistema operativo, cambi tutto. Ok? Questi software non sono fatti dalle aziende. Questi software sono scritti da persone, non dico come me perché io sono un nuovo utente, ma come Andrea sicuramente, okay, che hanno tutto l'interesse di fare gli interessi nostri. Se qualcuno scrive qualcosa, scrive una stupidaggine, perché non ci sono virus? Non c'è scritto niente di malevole all'interno, perché se qualcuno scrive una stupidaggine all'interno, essendo che tutti la usano,
viene immediatamente corretta, okay? E segue una politica non commerciale, okay? Bensì un interesse dell'utente, e questo è l'unico luogo che ci può salvare, che ci fa interessi nostri. Sì, io lavoro per un'azienda dove partono un determinato tipo di software, che però l'azienda stessa richiede che io sappia capire e programmare in determinati tipi di linguaggi, i quali sono solo ed esclusivamente Windows. E all'interno di un'azienda è molto difficile al momento introdurre, soprattutto su grosse aziende, introdurre pacchetti free, open source, così come Linux, eccetera. E questo poi, la facilità che può avere un ragazzo alle medie o alle superiori di poter leggere i linguaggi, ma poi quando affronta la realtà del mondo del lavoro, dove che essenzialmente richiedono conoscenze di programmi che sono solo sotto licenza, e quello che hanno imparato, quello free, gli serve sì come concetto di programmazione, ma non proprio. Posso? Allora, prima cosa, tu ti chiami? Bene. Ok. Fiorenzo, okay. Lui diceva nel mondo del lavoro, ok? Quanti di voi sono venuti qui per sapere qualcosa sul software libero? No, beh, ci sono altre strade per sapere, però forse non è proprio, stiamo parlando di nuovi utenti questa sera, ok? Lui stava parlando del mondo del lavoro, quindi software specifico per lavorare in un'azienda. Un'azienda sappiamo perfettamente che ha bisogno di assistenza, ha bisogno di altre cose, ok? E un'azienda può stare anche bene, ok? Pagare, non so, 10, 15, 20 mila euro per una licenza, aggiornamenti, ok? Stasera stiamo parlando di nuovi utenti, non stiamo parlando di aziende, ok? Piccola precisazione, quanti di voi hanno il computer, si sentono di dire che sul proprio computer Windows non hanno niente di regolare? Tutte licenze pagate, niente di niente, ok, uno su una ventina, ok, e alla fine questo è il discorso, cioè la gente abusivamente scarica programmi. Io personalmente, come genitore, mi sento di dare anche un esempio ai miei figli, ok? Anche di legalità, perché no? Okay? Di coerenza, ok? Anche perché hanno la possibilità di acquistare licenze su licenze, anche perché fra modifica di immagine, audio video, musica, videoscrittura e quant'altro, ne dovrei spendere di soldi, ok? Se mettiamo in termini di soldi. Per me questa è una motivazione, ok? Altra gente che ho sentito, nuovi utenti, è bastato solo il fatto di non prendere virus, ok? Quando ti arriva qualcuno che ha il computer infetto, ha perso tutti i dati, il PC non funziona più, ok? Era diventato lento, accenderlo ci volevano 5-6 minuti. Sono motivazioni che possono essere sufficienti per qualcuno per diventare un nuovo utente, ok, un sistema di Linux. Per ognuno le motivazioni possono essere diverse, ok, se siamo in 20 ognuno può avere la sua motivazione, io porto la mia, ok, quindi coerenza, legalità, ok, poi diciamo ti diverti anche sinceramente. Cosa vorrei dire? Avete capito il discorso, cioè come funziona, questo tipo di licenza vi assicura gli interessi vostri come utenti, ok? Non segue quelle linee
sull'interesse delle aziende. Okay? Sapete perfettamente che i vari programmi si aggiornano, fanno apposta, non c'è la retrocompatibilità, quindi il vostro vecchio documento non lo aprite più con il programma precedente, serve il sistema operativo nuovo, serve il nuovo computer. È una politica, chiaramente, si legge chiaramente, fatta solo per le aziende. Non salvaguarda in nessun modo l'utente. Ok? Questo ne rendete conto o no? Sì. Ecco, io chiudo con una cosa. Prima cosa, metto a disposizione il mio PC a fine della serata. Se qualcuno non sa niente di questo sistema operativo, vuole fare domande, lo metto a disposizione, quindi se volete smanettare potete capire direttamente che se non volete provare sul vostro PC, ok, è qui a disposizione, io sono qui. E prima di chiudere vorrei anche dire un'altra cosa, ci prendiamo un po' avanti, se avete dei consigli per l'anno prossimo su argomenti da proporre su queste serate, oppure commenti, nel senso, questa serata non mi è piaciuto questo, vorrei sentire qualcos'altro, ok? Finché ho parola, ecco, gradiremo volentieri che... Il feedback è importante. Esatto, i vostri pareri, i vostri consigli. Ecco, io chiudo semplicemente così, per me il fatto della legalità, della garanzia che questi programmi rispettino i miei interessi, ok? Il fatto che non ho quasi nessun tipo di limitazione, perché comunque anche i sistemi proprietari hanno le sue limitazioni, io da ormai da qualche anno non uso più Windows, per dire, ok? E non ne sento assolutamente anche mancanza. Penso di essere poi il testimone che una persona senza specifiche competenze informatiche, non sono a gusti, ok? È possibile, ok? Però ecco, vi dico, tenete presente un appoggio, ok? C'è il luogo di Vicenza, c'è il luogo di Schio, quello di Bassano. Fatevi sentire, domandate senza problemi, noi siamo a disposizione, facciamo serate durante l'anno, quello che riusciamo a fare, siamo a disposizione senza problemi, potete contattarci, ecco. Okay? Lascio la parola ai colleghi. Tanto vi assicuro che è un nuovo utente, nonostante la verde, qui veramente ci tiene e comunque è un nuovo utente, ma sta dando da fare, quindi quando si entra su Linux, soprattutto con questo entusiasmo, gli altri soci del Look di Vicenza hanno tutti questo entusiasmo, chi più chi meno, sono tutti presenti e insomma, come dice lui, se avete bisogno di una mano, se avete bisogno di qualcuno che vi possa dare una mano, il Look è un punto di riferimento, o i Look sono un punto di riferimento, perché a Vicenza abbiamo la fortuna o la sfortuna di averne tre. Della zona geografica, cioè sono a Verona, ci sono a Padova, quindi sono veramente un sacco di persone che hanno a cuore questo argomento, ci sono nuovi utenti, ci sono persone che hanno anche 15 anni. È anche facile, registrandosi in rete, vi registrate, ok? Partecipate a mailing list. Avete un problema? Scrivete, a volte mi capita, sto facendo certo lavoro, ho un problema, scrivi in mailing list, subito qualcuno mi risponde, mi dà la soluzione. E caspita, scusate, ma è questa condivisione delle conoscenze, ok, che è la base di Wikipedia, stiamo parlando di una cosa grande, cioè condivisione delle conoscenze, cioè su una cosa chiusa e proprietaria non c'è condivisione di niente, loro decidono le regole, loro scrivono il programma, loro cambiano le regole e voi vi dovete adeguare. Sì. Va bene, che linguaggio programmi? No, io non programmo. No, no, io non programmo. Non chiedevo che dicevi. No, 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 assolutamente. Che veniva modificato, eccetera. Tutto questo.
No, 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 io non programmo in nessun linguaggio, ho partecipato in vari talk, sì, su Python, su, ma io sono un blog utente, cioè io faccio tutt'altro come lavoro, quindi non sono... No, mi chiedevo nei list quando ti viene chiesto un problema. Ma anche solo, sì, ma anche solo un programma, non so come si fa una tal cosa, che io scrivo, oppure, che ne so... Ho un problema. Presenta Linux come desktop. No, anche software libero, tu hai, lo so, devi fatti comprare la stampante, non sono sicuro che funzioni sotto Linux, non so dove cercare. Quindi programmi per... No, no, assolutamente, cioè, programmare è proprio... No, nel senso... Che vuoi pensare, è bello, ma non è per... Facciamo che se uno vuole programmare, di solito io lo so, per... è veramente un... Te lo fai per lavoro, lo fai per passione, per solito le tue cose possono anche coincidere, però uno vuole programmare, se vuole fare quello. Se uno vuole solo acquistarsi la stampante o vedere se... Boh, ho provato OpenOffice ma non riesco a fare, tenendo puntato, ma cavolo, gli hanno messo su Office menu e lì là non lo trovo. Oppure stavo usando Firefox e non ho la pubblicità in pop-up, ma su Firefox no. Si chiede qualunque cosa, non è che deve essere un discorso di programmazione assolutamente. Cioè, no, perché forse da fuori qualcuno pensa chi usa un sistema GNU Linux è un programmatore, è un super esperto. Ecco, io non sono un super esperto, okay, e uso solo un sistema di questi. Okay. No, perché forse. E poi un'altra cosa. Anche prima ho sentito il discorso e sembra che i sistemi GNU Linux siano di qualità inferiore. Forse non tutti sanno, okay, che i sistemi Linux, okay, sono all'interno praticamente di qualunque cosa, okay, perché sono all'interno del vostro modem ADSL di Alice, okay, sono all'interno del vostro TomTom, sono all'interno del vostro Android, sono all'interno probabilmente della vostra lavatrice, della vostra macchinetta che fa il caffè, e tutti i server, per lo più mentre state navigando in internet, sono sistemi Linux, okay? Quindi mi correggi se sbaglio qualcosa, quindi sono sempre mascherati perché qualcuno ha interesse, cioè, ma vi siete mai chiesti quando andate a acquistare il PC? Qualcuno, cioè vi hanno detto voi, non so, Samsung, voi Acer, voi questo, ma qualcuno vi ha chiesto che sistema operativo volete usare? Cioè, che dov'è la libertà? Cioè, nessuno si è mai opposto a questo. Cioè, se domani al supermercato trovate solo un tipo di latte, e in qualunque supermercato voi andiate, trovate solo quel tipo di latte e basta, a voi andrebbe bene? Cioè, ci sono le alternative? Ci sono. Non capisco perché dobbiamo dare questa etichetta da o super esperti di programmazione, okay, oppure sì, ma su Linux sì, ma va qualche programma, tutto il resto non funziona. Certo, se comprate il gioco che è scritto solo e esclusivamente per Windows, dove volete usarlo? Sul Macintosh, non è sicuro, va su Windows, che non funzionerà neanche in Linux, chiaro. Ma le possibilità di uscire da questa regola ci sono, ok? E se avete una connessione DSL a casa, che ormai penso abbiamo tutti, meno male, ok? Avete tutte le possibilità del mondo. Veramente, cioè, i programmi ce ne sono veramente centinaia, cioè Debian ha 33.000 pacchetti a disposizione, veramente scaricabili, Ubuntu 29.000, qualcosa di genere. No, non avete limitazioni sui programmi. Chiaro che se uno mi dice voglio quel programma lì che è stato scritto solo per Windows, se tu vuoi un programma CAD, che è guardati FreeCAD, è multipiattaforma e lo puoi provare anche in Windows. Io disegno a CAD, ok? Proprietario, logicamente per lavoro, lo faccio per lavoro, ma
non ha niente da invidiare ad altri programmi, chiaro. Cioè, se vuoi un programma specifico per fare solo esclusivamente quella specifica fascia di disegno, ok, no, quello è generico, però sul 3D ti fa tranquillamente tutto. E io questo intendevo, cioè se a scuola i nostri figli usassero programmi di questo tipo, quando vanno a casa sono liberi di poterli studiare. L'alternativa è questa di adesso, che a scuola usano software proprietari, arrivano a casa e non possono più continuare a studiare i programmi. Questa è una grande limitazione. Anche perché qualcuno dice no, ma deve studiare su Windows perché quando va a lavorare troverà Windows. Allora, io dico, se nel 2012 pensiamo che il futuro sia chiuso alla conoscenza di un solo sistema operativo, beh, con l'evoluzione dal punto di vista tecnologico che c'è al giorno d'oggi, che oggi c'è una cosa, domani c'è tutta un'altra, è una grande limitazione. Okay. I nostri figli dovranno imparare a usare di tutto e di più. Okay. L'uso e la conoscenza di alternative non può che migliorare. Okay. Il suo grado di preparazione al mondo del lavoro non è una limitazione. Okay. È un buon trampolino di lancio per guardare avanti. Secondo me, non so come la pensate voi. No, ma dopo che meglio, dico io come Linux vi fa trovare lavoro. Tanto se vogliamo togliere l'etichetta di informatico, possiamo parlare un attimo. Marco, vi racconta la sua esperienza, che lui è un nuovo utente Linux ancora più di Stefano. O no? Più o meno. Insomma, insomma sono anche curioso di sentire cosa la sua. Buonasera, io mi chiamo Marco, zitto, faccio il lavoro che c'è il giorno. Per cui affronto i problemi di casa, spesso insomma. E ho cominciato a usare Linux in seconda maniera rispetto al software, perché inizialmente adoperando Windows in ufficio sono più legato a quell'origine lì. E avevamo in ufficio molti software, tra cui alcuni più o meno originali, altri meno originali, per cui ecco, e a un certo punto non ho più, come dire, voluto continuare a installare programmi non originali che tra l'altro funzionano poco bene, strano, per alcuni motivi. E quindi all'inizio ho cominciato con il free software utilizzando l'OpenOffice in ambiente lavorativo. Linux l'avevo visto anche molto precedentemente, intorno al 95-96, quando era ancora abbastanza difficile da installare tutto sommato, e infatti non era installato nel computer. E successivamente, a partire dal 2000 più o meno, ho cominciato sempre con un occhio verso Linux ad aggiornare alcuni programmi che utilizzavo in ambiente non Linux, in ufficio, con Linux in pratica. E tra cui programmi per fare fotoritocco, programmi per fare grafica vettoriale non CAD, tipo all'epoca c'erano CorelDRAW per Windows, c'è ancora, insomma, e ho usato altre cose, ho sempre cercato alternative quando possibile al software proprietario. Linux in ufficio ancora è un po' un piccolo computer che fa da file server. Viene gestito un hard disk in rete. Non che non ci possa fare con Windows, ma potendo decidere, ho un piccolissimo computer, credo che sia un 486, per dire, con questa macchina che funziona e viene accesa, ogni tanto riavviata e basta. E Linux in sé l'ho installato sul mio computer a fianco di Windows, perché purtroppo ho ancora necessità di alcuni particolari programmi, non necessariamente CAD, che devo per forza utilizzare per lavoro. Sono programmi che vengono utilizzati nella pubblica amministrazione, in particolare agenzie del territorio, programmi di inserimenti catastali, cose così.
dove non esiste un'alternativa, cosa piuttosto seccante, non esiste un'alternativa a Windows nemmeno nell'ambiente del Macintosh per dire. E per cui io arrivo in verità al free software prima e poi a Linux come utente, anche se avevo visto Linux da versioni abbastanza antiche e tutto sommato. La differenza che ho trovato ultimamente con queste versioni più recenti, diciamo da 4-5 anni in questa parte, forse un po' di più, insomma, in Ubuntu soprattutto, è una facilità abbastanza più, come dire, evidente di installazione per un utente che non si intende di tante piccole cose che servono per installare un sistema. Per cui è abbastanza facile oggi consigliare di utilizzare un Linux su un computer che non sia necessariamente legato a un lavoro particolare. Ecco. Per quanto riguarda il CAD, come diceva Stefano, è vero che ci sono alternative anche non free che possono funzionare bene su Linux. Purtroppo non sono free, e quindi perdiamo un po' come lo spirito sul quale fare le scelte di questo tipo. E purtroppo non sempre è possibile, come dire, scegliere il free software, però funziona su Linux. Ecco. Ci sono, sì, è vero, proprio anch'io ultimamente le FreeCAD, che è un programma abbastanza sofisticato e abbastanza professionale, tutto sommato, dopo dipende sempre dalla necessità di un'azienda, di una cosa. Adesso io vedo piccoli uffici, aziende particolari, sono di lavoro, faccio appunto geometra, per cui no, non ci sta che facciamo con, non so, prese, controllo numerico, torni di questo tipo di attrezzatura, per cui non saprei le difficoltà in quell'ambiente. Ci sono ancora qualche difficoltà sempre con programmi non free in ambiente Windows, però si vede bene anche con Linux, insomma, anche l'edificio. Comunque sono diversi anni, ormai una decina più o meno, che tra alti e bassi utilizzo il free software ove possibile. Tanto che, ad esempio, non faccio un PDF in ufficio con niente altro che programmi free software, sempre sotto Windows. E sto cercando di installare, di far funzionare sistemi Linux anche in ufficio, è possibile, sempre cercando di utilizzare dei CAD che possono essere compatibili con l'AutoCAD, che è uno standard che utilizziamo, e anche free. C'è qualcosa, è un po' ancora da definire, ma come lo era OpenOffice all'inizio, probabilmente non è solo una questione di tempo, probabilmente anche poco tempo. Oggi come oggi ci sono dei software un po' per tutte le necessità, per cui io in sostanza penso che utilizzare Linux in un computer dove non ho necessità di avere un'esigenza lavorativa particolare è senz'altro, come dire, scegliibile rispetto a un Windows. Non ci sono controindicazioni secondo me. Tanto che nel mio ufficio convivono queste due cose. Io a casa lavoro con Linux e in ufficio con Windows e non ho problemi di compatibilità. Neanche per file di auto usando questi sistemi non free ma anche gratuiti tra l'altro. Ecco. Sostanzialmente qualche intervento vostro, qualche esperienza vostra anche nell'ambiente Windows, nel senso, secondo voi è comunque preferibile usare un sistema proprietario, perché o perché no? Cioè, qualche intervento? Sono i driver perché è difficile, per esempio, per internet, appunto dicevi driver che molto spesso sono solo in ambiente Windows, oppure bisognerebbe modificarli a tal punto che richiedono però... È un tema che allora lì uno di driver, questo di driver è uno dei Samsung, uno di quei grandi problemi che quando ti cerchi di andare su Linux lo trovi, e poi non è un problema di Linux quanto di chi fa il driver, di chi fa il PHP, di chi acquista i driver, perché siamo arrivati al punto che Microsoft acquista i driver
e non sono neanche disponibili. A me è capitato, scusa, ti interrompo, poi, a me è capitato un driver di una scheda audio del cavo interna, un PC, ok? Ci sono i driver XP per Vista e non c'è il driver per Windows 7. È disponibile solo facendo l'update. Queste sono cose che l'utente normale non si accorge, però qualcuno ha acquistato i driver e vi vincola voi a delle licenze obbligatorie per usare una macchina. Ma tu hai acquistato quel dato, lo hai acquistato, dovresti essere libero di usarlo, non vincolato a qualcosa, ok? Scusa. Sì, no, che appunto a parte questi problemi che sono veramente degli estremi, ma purtroppo capitano. Quello che cerchiamo di farvi vedere e dire, ok, ci sono software, c'è software, ci sono hardware e hardware. Se tu hai un minimo di sensibilità, nel senso, con quanto devo fare l'acquisto, so che c'è un problema di driver, so che potrai trovarlo sotto Linux, devi anche ricordarti che ci sono un sacco di persone in giro che probabilmente hanno avuto lo stesso tuo problema e magari qualcuno l'ha anche risolto. E nel momento in cui chi ha risolto il problema lo rende disponibile agli altri e fa sapere agli altri che è possibile risolvere, far funzionare quella particolare chiavetta piuttosto che un'altra, oppure ti fa anche dire, ok, guarda che questa chiavetta non c'è verso di farla funzionare, perché è successo un sacco di... Non mi ricordo, una volta c'era il Mi Modem, poi c'erano le chiavette, poi c'erano le schede video che non si potevano far funzionare. C'è stato un passaparola, nel senso, nel piccolo mondo dell'open source, del free software, se una cosa non funzionava con il free software, si sapeva in giro. E se tu cercavi informazioni, ti dico, ok, questa stampante lascia stare. Anzi, questa marchio di stampante lascia stare, perché probabilmente avrai problemi con quasi tutte. Magari ti funziona, però ci perdi la giornata. A quel punto lì, se noi siamo consci di questo problema, la cosa più facile è dire, ok, devo prendere una chiavetta 3G, perché voglio collegarmi. Ok, prima però vado a controllare cosa sto comprando. Perché anche se comprassi una chiavetta Vodafone, magari perché se la partita che mi vendono di una certa marca non funziona, se è un'altra marca magari è più facile che funziona. A quel punto lì io so già cosa voglio. So che voglio quella perché sono sicuro che funzioni. Quando compro la stampante voglio quella marca lì perché dà un supporto a Linux e quindi posso usare i driver liberi piuttosto che quelli che mi fuori. Posso anche decidere, perché sono produttori che lo fanno, che usano i loro driver per Linux, però sono proprietari. Io posso anche tranquillamente decidere di fare questo. Uso il driver proprietario perché ha più funzionalità, perché mi fido di più. È una scelta che posso fare, però è una scelta che mi dà il software libero. È un software proprietario, però questa scelta, usi questo o no. In Linux puoi dire, ok, ho questo driver libero, magari funziona un po' male, ma posso anche accontentarmi. Per esempio, proprio questa sera mi sono posto un computer che aveva un driver libero, che per far funzionare la chiavetta purtroppo non fa funzionare il wifi, purtroppo non lo fa funzionare. E attraverso tutta la serie di esperienze degli altri utenti, insomma, ho capito come farlo funzionare, adesso questo comportabile funziona con wifi, ed è una cosa che non sarei riuscito a fare se qualcuno me l'avesse detto, se qualcuno non l'avesse provato, se qualcuno non avesse, insomma, messo a disposizione le sue conoscenze. Ovvio che magari la prossima volta se compro un portatile meglio, magari controllo prima che funzioni tutto, giusto per sicurezza. Però è una cosa che ti fai nel tempo. Io sinceramente ci tengo questa cosa qua perché questi è vero, sono problemi per un nuovo utente. Sì, di fatto. Sono problemi nei momenti in cui non sai come agire, non hai nessuno a cui chiedere, non hai proprio niente. E per quello che ho esordito dicendo, c'è un punto di riferimento, ok? Non siete da soli, se volete provare, volete fare un'esperienza su questo mondo, perché dovete perdere tempo inutilmente? Fate riferimento al loro di licenza, ok? Non vi chiedono niente, venite lì, provate, ok? Non perdete tempo inutilmente, vi danno già le dritte giuste, se avete dei problemi siamo sempre là. Se non volete muovervi da casa c'è la mail list, tramite il sito c'è il contatto, poi Andrea vi darà il suo nome cellulare. C'è già il nome cellulare. Ecco, esatto. Quindi, non l'ha chiamato. Ecco, quindi se volete provare, c'è un punto di riferimento, non siete da soli. Ok?
No. C'è la possibilità di farlo senza perdere tempo inutile, perché chi ha già avuto esperienza ha già perso tempo per imparare, ben volentieri vi aiuta, vi risolve, diciamo, i problemi e potete provarci. Devo chiedere a Verma se sente. E convive come sistema operativo con altri, e quindi rispondi a escludere. Beh, se io ho il lavoro qui meglio. Puoi decidere se dire ok, ho all'avvio del computer decido se far funzionare Mac o far funzionare Linux, posso dire ok, faccio partire sempre Mac e poi la macchina virtuale con Linux e l'accendo quando mi serve, posso fare anche il contrario, ma è quello un po' più difficile, bisogna essere un po' più bravi, però potrei, in linea teorica, far partire Linux e farci girare Mac sopra. È un po' più complicato, ma non è complicato perché Linux lo fa, è un po' più complicato perché Mac Apple non vuole che tu faccia una cosa del genere. Però questo è un altro punto di discorso di licenze. Però convivono, puoi far convivere Windows con Linux, puoi far convivere diverse distribuzioni di Linux insieme, puoi far convivere Mac con Linux, puoi usare Linux su MacBook senza avere più Mac, e c'è qualcuno che lo fa, si compra l'hardware, spende un sacco di soldi, si compra l'hardware, l'Apple, e la prima cosa che fa è toglierci il macOS. E si tiene l'hardware perché, parlando di hardware, quelli dell'Apple hanno fatto una scelta che ha dei grossi vantaggi. Paghi un sacco di più l'hardware, ma è un hardware veramente che sai cos'è, sai che è sempre quello ed è un supporto incredibile. E quindi sì, cioè, si possono convivere tranquillamente, è una cosa che ormai succede tutti i giorni anche sui portatili, su questo in particolare, no, in questo di portatili che uso in ufficio ho solo Ubuntu. Però ho una macchina virtuale con Windows, con la licenza di Windows, perché anche sulla macchina virtuale mi serve la licenza, però quando ho bisogno, per quei pochi casi in cui mi serve Windows, faccio partire la macchina virtuale, faccio il mio lavoro con Windows e alla fine lo chiudo e io torno a usare Ubuntu. Dal punto di vista della sicurezza per il virus, dal punto di vista due, diciamo che facciamo anche, prendiamo tutti e tre i sistemi. Dal punto di vista sicurezza Windows ormai lo conosciamo tutti, nel senso è un bollettino di guerra ogni mese. E non c'è veramente poco da fare, per tanti vari motivi, adesso non sto qui a indicarli tutti, ma dalla diffusione di Windows che è elevatissima, quindi ovviamente se io ho interesse a fare un virus, perché ci guadagno a fare un virus, non vado a fare un virus per un sistema che usano in 4 gradi. Prima cosa. Seconda cosa è che Windows ha delle basi storiche, che è stato programmato male storicamente, ha dovuto avere supportato un sacco di retrocompatibilità, ha un sacco di problemi, è un blob incredibile di software, deve avere un sacco di driver, insomma è molto più facile rompere un sistema come Windows piuttosto che tanti altri. Mac va già meglio, perché non ha, si basa su BSD, che BSD è un altro sistema open source. Se vogliamo dire tutta la verità, macOS praticamente è un sistema libero con un'interfaccia proprietaria. Adesso la base di macOS è BSD, è un sistema operativo open source libero, che ci sono varie versioni libere. Quello che hanno fatto loro è dire ok, prendiamo questa roba qua, facciamo un'interfaccia grafica e quella diventa proprietaria. E siccome l'unico modo di usarlo, alla fine questa interfaccia proprietaria, se tu non ce l'hai, non puoi usarlo. Oppure ti usi la riga di comando senza il mio time machine, senza il mio metti mouse qua e ti faccio tutti gli effetti grafici. Alla fine tu su macOS paghi quella parte di software, non paghi la base che fa girare. Però è molto più sicuro appunto per questo. Ma anche Mac ha dei problemi, ne avrà sempre di più, perché se, come dicono i trend, avrà successo commerciale, comincerà ad avere più successo, sicuramente sarà anche più attaccato. E ci sono stati dei gravi problemi per macOS proprio perché cominciano a vederlo come interessante da bucare. Magari usa Java, la versione Java di Mac ha un problema, in 448 tutti i Mac hanno un problema. È stato un virus che programmava con Java e hanno dovuto chiudere falle su falle. Era perché il problema era Java,
fisico proprio era una porta, una vector che parte da Java. Anche il loro browser Safari, che si vantano che è veloce, che è sicuro, all'ultimo contest dove gli hacker si divertivano a bucare i browser web per prendere soldi, dopo 5 secondi il primo che è morto è stato Safari. E ovviamente il problema è il fatto è che questo attacco era studiato da mesi, se sono tenuti buoni lì perché sapevano che avrebbero vinto non so quanti migliaia di dollari. E detto, noi sappiamo benissimo come entrare su un computer Mac da remoto e stiamo zitti, aspettiamo che succeda questo, ci prendiamo i soldi e dopodiché lo sanno tutti e me lo metteranno a posto. Ma per 5 mesi, vuol dire, c'era gente che sapeva come entrare sul vostro Mac usando una palla di Safari e nessuno sapeva niente. Una cosa che perché succede una cosa del genere su Linux, se vuoi, è molto più difficile, perché primo c'è molta più gente che guarda il codice, secondo c'è molta più gente che lo prova, proprio su nessuno ha fatto dire ok, ho rotto Firefox, bellissimo, adesso però lo dico in giro, oppure faccio la patch perché per orgoglio personale voglio metterla a posto e la Mozilla che paga, cioè se tu trovi un bug su Firefox la Mozilla ti paga e anzi ti incoraggia a dire ok, dimmi il problema che hai trovato, mettimi anche a posto e ti do 1000-2000 dollari. E quindi è molto difficile che succeda una cosa del genere su Linux o su un software open source. E il vantaggio, che beh, noi cerchiamo insomma di renderlo sempre meno un vantaggio, ma insomma che la poca diffusione di Linux lo rende anche poco appetibile ai virus. A parte il fatto che i virus per la sicurezza intrinseca di Linux non esistono. Perché un virus è su Linux ce n'è stato su uno forse, e non era proprio un virus, ma era una roba un po' particolare. Non ci sono casi di virus perché i virus, per come sono concepiti, non attacchiscono su Linux. Linux non permette ai programmi di fare quello che vogliono, Linux non permette di ottenere accesso ai computer così facilmente. Linux ha i suoi problemi con gli hacker, li ha avuti in passato. Però veramente c'è lo sforzo che tu devi fare come hacker per entrare su un sistema Linux è sproporzionato rispetto a quello che fai per entrare su un computer Windows. È proprio, sono due livelli completamente diversi. Uno dei esempi più classici è che Linux non è l'antivirus, perché effettivamente non gli serve. Anzi, chi usa l'antivirus su Linux di solito è per proteggere gli altri. Perché uno dei problemi che è successo, non mi ricordo più quale virus abbastanza famoso, era che passava indenne sui computer Linux, che erano quelli che facevano girare la posta elettronica. Passava indenne, cioè non se ne accorgevano, tu potevi anche aprirlo e spedirlo a un tuo amico, non si deve niente a te che avevi Linux. Però purtroppo che rimandavi delle mail infette con gli amici con Windows, e questi qua ovviamente avevano però il computer che crashava un minuto di tempo si riavviava, un disastro. E alla fine ha dovuto mettere l'antivirus su Linux per proteggere chi non ha Linux dai virus. Perché sulle macchine Linux non succedeva niente. Ti arrivava il virus, ti cliccavi sopra, non succedeva niente. Ok. Ti arrivava la mail col virus, non te ne accorgevi, magari fai inoltre al tuo amico, perché c'è mai dici, oh, prova a leggere questa roba qua. E gli passavi il virus, e lui non è colpa mia, effettivamente non è colpa tua. E capito, per te il virus non c'era, non esisteva, non te ne puoi accorgere che esiste. E quindi in qualche domanda, questa sicurezza, cioè su Linux sei più sicuro, ma per questi motivi, o ce ne sono altri. Ma... Nessuna domanda? Se no vi annoio un po'. Sì, beh, sono cose forse un po' tecniche, nel senso... Le applicazioni Red Hat, scuse... Beh, quelle sono... No, ma quelle... Quando tu parli di Red Hat, di SUSE, parli di una distribuzione Linux. La distribuzione Linux, tanto per fare un po' di capire cos'è, il kernel Linux è quello che fa girare l'hardware, che controlla l'hardware, più del software sopra che è il sistema operativo. Quando noi parliamo di Linux dobbiamo parlare di GNU Linux, quindi il kernel fa girare la macchina e il software che poi è OpenOffice piuttosto che Firefox, piuttosto che
fa le finestre. SUSE e Red Hat sono due distribuzioni di Linux, sono distribuzioni commerciali, puntano a un mercato commerciale, quindi aziende piuttosto che provider, piuttosto che il professionista. Quindi dico ok, Linux è gratis, ti sto dando tutto questo software gratis. Quello che tu mi paghi è supporto, se hai bisogno di mettere un metaporto, ti metto a posto il problema. Infatti io volevo acquistarmi un PC della Dell. E ho cercato che me lo vendessero da con un software libero, quindi Linux o qualcos'altro. Sì. Riguardo. E purtroppo l'ultima versione che me lo davano era con Red Hat. E lì è una scelta che fanno loro, nel senso loro dicono ho sì, tanta casa che avrei acquistato il mio PC con Windows, avrei cancellato Windows e avrei caricato. Sì. Ho fatto così alla fine. Sì, no. Però. No, infatti il discorso è che ci sono aziende, Dell è stata una delle prime, una delle più grosse, che ha tentato di vendere il computer con Linux. E li vende. Il problema è che li vende lei dove decide che gli conviene farlo. Se vai in America, Dell ti dà la possibilità di scegliere questa cosa qua. Con Ubuntu non me lo danno. Con Ubuntu c'è stato un periodo in cui l'ha fatto, un periodo in cui ha smesso di farlo. Questo portatile qua l'abbiamo preso per l'ufficio, ne abbiamo preso 5 insieme. E ho detto noi Windows non lo vogliamo, non ci interessa. Ok? Quindi tu, commerciale Dell, mi dai il computer senza Windows e mi fai pagare meno perché non lo voglio, poi mi arrangio io. E magari se sei uno, due, tre, no, però cinque computer, considerando che volevamo prenderne ancora, perché per quello che facciamo è speriamo di crescere come azienda, tu noi continueremo a comprare a te, però a me non voglio licenze, non voglio questo, quindi io cominciamo a avere un po' di forza, io ti compro cinque computer, mi dai come voglio io. E la Dell ci ha fatto i computer come volevamo noi. Abbiamo chiesto, anche se tu vai in supermercato, puoi dire ok, voglio computer con questo computer qua, però tu dovresti avere anche il diritto di dire ok, io non voglio Windows, rigetto la licenza. Una delle prime cose che si è notato quando ho comprato un computer, avete Windows nuovo, è puoi accettare la licenza? Nel senso, Windows è già installato, però mi chiede esplicitamente vuoi accettare la licenza? E se voi non accettate la licenza, probabilmente no, prendete il computer e si spegne. Perché tanto non potete fare niente, nel senso, se non accettate la licenza non potete usare il computer. E uno dei diritti che avete, anche se è difficile da applicare, ma non tanto quanto sia difficile toglierci Windows dal computer, ma quanto sia difficile passare per il commerciale, per l'azienda e per chi vi dà i soldi e vi rimborsa, è toglierci Windows e voi avete il diritto di comprare un computer senza Windows. Il problema è che è difficile, vi fanno perdere un sacco di tempo, sembra che sia più conveniente. Ok, mi compro Windows, poi magari lo uso, ho di licenza se mi serve, tanto vale. Potevo risparmiare 60, 80, 100 euro, però vabbè, piuttosto di perdere due settimane a sbattermi a telefonare qua, c'è gente che però le ha fatto queste due settimane qua e ti permettono a te di risparmiarne una magari. Posso fare una piccola precisazione? Chi come me è venuto da Windows, certe cose se ne accorge subito. Poi fare un'installazione di un programma, qualunque, un piccolo programma, è connessione a internet. Sì. Solo per curiosità, solo per farvi vedere un'installazione di un programma, ok, in questo ambiente. Chi viene da, cioè tutti quanti veniamo da Windows, ok, sappiamo perfettamente i vari passaggi, ok, sì, accetto, avanti, accetto, ok. Qualcuno di voi ha mai letto una licenza di quelle che ha accettato a centinaia? Cioè ogni volta voi avete fatto un'installazione, lui ha detto quando acquistate il computer accettate la licenza, ma ogni volta che installate un software c'è una licenza sotto. Qui è scritta in piccolo, in inglese, quasi incomprensibile. Vi siete mai letti la licenza? Cosa avete accettato?
Facciamo vedere l'installazione di un programma qualunque, ma come questo ce ne sono a centinaia. Okay. Domanda da passo di amministratore, perché se non si è amministratore del computer, giustamente, altrimenti chiunque potrebbe fare un'installazione sul nostro PC. Uno dei motivi per cui i virus non funzionano, perché se tu non metti la password non fai niente sul computer. E i virus non sanno la tua password, e quindi di conseguenza... Ecco, vedete che la procedura sta evolvendo, quel segnetto arancione lì si sta installando, nessuno ha chiesto a nessuno, accetto, avanti. Okay. Perché questo è free software, questo è software libero, ok? Tu la licenza GPL l'hai accettata a monte del sistema, ok? C'è una licenza sotto, ma la licenza garantisce i nostri interessi. Se questa licenza andasse a garantire interessi di chi l'ha scritto il software, ti verrebbe fuori la finestra, ti dice accetti questa licenza, okay. e lì accetti le clausole se vuoi installarla, okay. Ma le clausole quali sono? Domandatevi la prossima volta che installate un software nel vostro PC. Ok, e c'è quella finestra con la licenza e un sacco di paroline in inglese scritte in piccolo. Beh, provate a ragionarci sopra, ok? E investigate per conto vostro, vedere cosa state accettando. Voi firmate una carta in bianco senza sapere cosa state accettando? E perché installate software accettando una licenza e non sapete che licenza avete accettato? Ma solo perché non c'è nessuno che viene a chiedere qualcosa? Ma state accettando la licenza e non sapete cosa state accettando? Fatevi qualche domanda di questo tipo. C'è un esempio che mi piace fare, perché quando l'ho letto sono rimasto male. Poi quando ho comprato un CD musicale, state accettando una licenza. È quello della SIAE che ha fatto, quindi la SIAE garantisce gli autori, voi nello Stato italiano siete, accettate che la SIAE faccia il suo lavoro di controllore, e quando voi comprate un CD pagate la SIAE, pagate l'autore, pagate il costo del CD che è 5 centesimi, però fanno credere che sia molto di più. E una cosa delle licenze che ovviamente voi non firmate, non scrivete ok, ma già solo per il fatto perché siete in territorio italiano avete già applicato ok, diciamola così, è che voi non potreste nemmeno far ascoltare il CD a nessun altro. Adesso voi dovete ascoltare il CD da soli, non avete il diritto di far ascoltare il CD a qualcun altro. Sui DVD è un po' più evidente, perché ti viene fuori la pubblicità, ti continuano a minacciare. Ah, no, perché sul DVD dire ok, un DVD so che va a finire su una casa, se guarda la famiglia. Ma lo posso proiettare anche su una piazza, ma non è una cosa che tu fai. Però devi ascoltare il CD, se tu ascolti in macchina un CD, dovresti dire ok, aspetta, taglio in due la macchina, faccio insonorizzato da una parte, che non puoi sentire la tua parte, io mi ascolto il mio CD che ho pagato. Puoi ascoltare anche tu quel CD lì, dovresti avere la tua copia per dimostrare che allora puoi ascoltare il CD. Sì, una delle cose... Cioè, nel senso, è paradossale. Però la licenza d'uso di un CD musicale è questa. Stiamo parlando di un CD musicale, quindi un'immagine del software che è molto più subdolo e potrebbe fare ancora meno di questo. Un'altra cosa, no, che anch'io ho imparato frequentando il Lube di Vicenza, c'è un mondo parallelo, ok? Ci sono tutti i brani coperti da licenza proprietaria, come ha detto adesso Andrea, e c'è tutto un mondo di musica, video, testi, chi più ne ha più ne metta, che è sotto un'altra licenza, non è copyright, okay, ma è una chiamata copyleft, cioè proprio l'opposto, okay. È partito da Richard Stallman questo discorso del copyleft, è proprio l'invertire il discorso di proprietà, ok, è posto di essere fatto solo ed esclusivamente di proprietà mia e tu non puoi fare altro che usarla, ok. Fatto apposta per l'uso
l'uso, la distribuzione, il miglioramento, ok, fatto per la comunità, ok, e c'è tutto un mondo parallelo. Avete mai sentito parlare di Jamendo? Flickr? Nessuno l'ha mai sentito parlare. C'è un sito, ad esempio Jamendo, che è un sito con non so quante migliaia di canzoni, ok, sono liberamente scaricabili, ok, perché sono sotto una licenza di questo tipo. Le potete scaricare in funzione della licenza che è applicata, ma per lo più se non erro sono tutte scaricabili, le potete usare, ad esempio fate un DVD da dare o da proiettare in pubblico. Se voi usate un pezzo di un artista famoso che è protetto da licenza, sicuramente brano, e lo usate nel vostro DVD e andate a proiettarlo in pubblico, voi state facendo un'infrazione sulle leggi di copyright, ok? Potete usare un pezzo scaricato da Jamendo, ma non solo, potete anche modificarlo, migliorarlo, rimetterlo in rete, purché sia sotto la stessa licenza. Quindi è un circolo, diciamo, virtuoso, fatto apposta perché ci sia solo il miglioramento. Lo sapevate? Fotografie, ad esempio. Voi andate su Google Immagini, scaricate la fotografia. Si può? No? Per lo più, se tu non vedi, se non è espressamente scritto con che licenza è stata messa a disposizione quell'immagine, ok, devi considerarla protetta dal diritto, quindi è copyright. Tu non puoi usarla, a meno che non chiedi il permesso dell'autore, okay, ti dia il permesso o pari. Okay. Ma c'è un mondo parallelo, sia sul video, sulle immagini, sull'audio, ok? Ci sono siti, e ce ne sono tantissimi, dove tu puoi entrare, scaricare, usare, ok? Quelle delle licenze sono cose che ci toccano da vicino, ok? Voi scaricate Google Maps, la cartina, la stampate e la date alla compagnia che sta partendo per andare a farsi il giro. Potete farlo. Potete scaricare una mappa di Google Maps, stamparla e darla in giro? No. No, qualcuno l'ha fatto. Ok, OpenStreetMap, ad esempio, è un progetto open che poi voi potete usare per fargli le vostre mappe, ok, molto anche seguito, ma questo potete usarlo, stampare, potete collaborare per migliorarlo, ok? Siamo noi i primi, come si può dire, le prime persone che usufruiscono di questi strumenti, ma possiamo anche integrarli, possiamo migliorarli. Cioè qui stiamo parlando di condivisione di saperi, ok? Non è una chiusura dove tu puoi solo ed esclusivamente guardare e basta. Qui puoi interagire, c'è un mondo parallelo di tutto quello che è protetto dal diritto d'autore. È solo questione di essere informati, saperlo, ok? Visto che ormai lo strumento internet è a disposizione di tutti, ci tocca tutti i giorni, penso siano cose che dobbiamo sapere per noi e per i nostri figli. Ma prima di tutto dobbiamo sapere noi queste cose. Ok, io le ho sapute frequentando il LUG di Vicenza. Okay, se qualcuno dice ma sono informatici, non mi interessano questi discorsi, vi toccano tutti i giorni. Ok, le licenze, il materiale che trovate in internet è un discorso che vi tocca tutti i giorni, sempre. Dovete sapere quello che scaricate, quello che state usando, come lo usate, se potete farlo o non potete farlo. Ok, fatevi queste domande. Sì, nessuno viene venuto a casa vostra a prendervi e meritarvi perché avete scaricato una mappa. Ok, se non ancora, dice Marco, okay, ma
è giusto, è corretto, secondo me, sapere le regole che vincolano gli internauti, la gente che gira insomma per internet, perché materiale ce n'è a volontà, sembra tutto uguale, sembra tutto scaricabile, tanto che okay, però non è così. Beh, insomma, ho parlato di questo, ma a parte che ve l'ho mostrato qua, non so se notate già la differenza con Google Maps. A parte il fatto che la grafica è diversa, dice poco a fare. Vedete già che sono già segnati anche i sentieri. Questi qua sono sentieri, questo è un altro sentiero. Adesso forse riusciamo a mostrarvi altre cose. Questa è la zona Sant'Urbano e Vigo. Insomma, sono tutti quei sentieri. E ci sono questi sentieri non perché la Google Map e la Google Car ci è finita sopra a fare OpenStreet View e tutte le cose, ma perché qualcuno si è messo lì col GPS e ha detto: se mi faccio un giretto di sentieri, quando ho finito perdo la mia oretta di tempo e infatti tolgo, prendo il GPS, il segnale, il percorso GPS della mappa e lo butto su OpenStreetMap e scrivo: questo è un sentiero che puoi fare solo a piedi, e lo segno. E questa è la cosa che fanno gli utenti, nel senso non c'è nessuno che ha pagato andare in giro a rilevare, queste qua sono mappe degli utenti e probabilmente sono anche più accurate di quelle di Google Maps in certi casi, perché uno dei trucchi che fanno, per esempio mi sono stato preso un paio di anni fa che ero su la pubblicità di un ipermercato di Vicenza che usava la mappa di Google Maps e non c'era scritto da nessuna parte. Questa è una palese violazione della licenza di uso di Google Maps. Vabbè, la cosa ridicola era che Google Maps, per proteggersi da queste cose qua, per capire se stai usando Google Maps o no, mettono degli errori sulla mappa. Sono chiaramente degli errori delle strade che non ci sono, delle strade sbagliate, un sacco di piccoli errori che mettono di proposito perché così loro sanno. Questa mappa è sbagliata, sì, è sbagliata per chi l'ha fatta sbagliata, quindi tu hai usato questa mappa qua, non puoi dire che non hai usato la mia mappa. E ci sono dei punti in cui queste strade sbagliate, infatti, se tu usi Google Maps per fare dei percorsi e finisci uno di questi errori qua, rischi veramente di non venire più fuori, perché Google Maps ovviamente dice: oh, c'è una strada qui, usiamola. Poi in realtà quella strada non c'è, tu ti trovi in un senso unico, oppure in una strada a doppio senso, che sai che questo è un senso unico. Insomma, certi percorsi a me sono venuti fuori veramente sbagliati e anche la mappa di questo supermercato, perché noi siamo qui e c'era una strada che non esisteva. Cioè lì chiaramente se Google avesse voluto fare causa, perché sicuramente lì non c'è verso che avesse potuto dimostrare, non lo sapevo, no, hanno usato la mappa di Google Maps. Questa qui è la stessa cosa, solo che è fatta dagli utenti. C'è qualcuno che si occupa della programmazione dietro, c'è qualcuno che si occupa di fare in modo che sia accessibile sempre, ma qualche anno fa questa mappa qua era vuota, di Montecchio c'era quasi niente, adesso adesso Montecchio viene completamente mappata. E anche tutte queste zone qua di Selva, di Trissino, erano tutte vuote, cioè tu vedevi solo degli spazi grigi, perché non c'era nessuno che aveva fatto la mappa, e adesso cominciano a fare le mappe, cominciano a fare i sentieri, cominciano a fare le strade bianche, i percorsi per camminate, i percorsi per mountain bike. E queste mappe qua le puoi usare tranquillamente senza problemi. Giusto per fare un esempio di cosa può fare un utente che ha libertà di. Esiste un collegatore GPS per arrivare a queste mappe con l'indicazione stradale e sinistra sinistra? Allora, credo che c'è più di qualcuno che ci ha pensato. Il problema è che è difficile per vari motivi. Uno, perché fare un navigatore vuol dire avere accesso ad hardware, e avere accesso ad hardware vuol dire avere gli ingegneri che te lo progettano, avere possibilità di costruirlo, di fabbricarlo. Però sicuramente c'è qualcuno che ha provato. Ci sono dei navigatori che possono utilizzare le mappe e i dati di OpenStreetMap. Il fatto che ce ne siano pochi, poco conosciuti, è perché c'è poca gente che li chiede. Però l'interesse c'è, nel senso, se fosse un navigatore con OpenStreetMap
subito lo prendo. Io ho un navigatore vecchio, ho delle mappe vecchissime, non posso farci niente, anche perché quel navigatore lì ormai non è fuori in produzione. La mia piattaforma, che è un palmare di 6 anni fa, non è più supportata da nessuno. Io lì non ci metterò mai più un navigatore. Se tolgo quello lì, non ho più il navigatore. Se fosse possibile metterci uno di questi qua, sarei il primo a farlo su quello lì, perché sinceramente non ho intenzione di buttare via un navigatore che ho creato anche bei soldi per volte. Anzi, non era proprio un palmare, facevo di tutto comunque con quel palmare lì. Adesso uso un navigatore perché non ha più batteria, però se tolgo il navigatore posso anche buttarlo via, è un fermacarte. Completamente un fermacarte. Però appunto il discorso è che l'interesse c'è e bisogna farlo vedere. Magari, ok, controllo una volta al mese se ho fatto qualcosa, ma scrivo, mi piacerebbe io se funzionasse. Oppure ho una bella mappa, però mi dispiace non poterla usare. Questi qua sono tutti input che alla fine danno gli utenti, e più utenti danno questi input, più c'è interesse, più ci interessa, più qualcuno dirà. Sì, ma poi se questa passione, oltretutto, tu vieni a conoscere un sacco di persone appassionate come te, ok, che stanno condividendo la tua stessa passione, tramite internet ti metti sicuramente in collegamento, ok, ti fai conoscere. Come succede per Lug Vicenza, che vai in collaborazione con Avilug, con il Grappa Lug, ok? Perché siamo accomunati dalla stessa passione. Chi è appassionato di mappe, ok, anche lì si conosce, fanno i suoi meeting, ci sono come si chiama, party, no? Sì, mapping party. Esatto. E si trovano, si organizzano e anche vengono da paesi diversi. Cioè, è una differenza abissale, cioè, è proprio tutto un altro mondo. Cioè, dove tu sei al centro di quello che stai usando. La cosa divertente è che ogni tanto, per esempio, ci sono dei gruppi che vanno su queste mappe e dicono: guarda te, Monte Grappa, qua non hai nessuna mappa. È impossibile che ce ne sia un'intera che passa lì. Si trova qua, andiamo a farti un giro. Non sappiamo dove, non sappiamo dove, tanto ci portiamo i navigatori, i GPS, anche quelli da bicicletta o da camminare, e mappiamo. E dopodiché, ma dopo 2 o 3 giorni, trovo tutto il Monte Grappa, un sentiero nuovo che non ho mai fatto, che non conoscevo. E trovo che pure qua questa mappa della città qua non ha nessun navigatore, c'è gente che prende, fa tutti i quartieri, avanti e indietro, ci fa tutti i giri. Dopodiché va a casa, ritaglia le strade, e dico, ma adesso questa mappa, questo quartiere è mappato. Come videogiochi? Allora lì è sempre... ci perdiamo 10 minuti, io sono appassionato di videogiochi, ci ho giocato tantissimo, adesso ho un po' lasciato da parte questa cosa qua. Però uno dei problemi per cui non sono andato su Linux così con foga subito era perché non potevo giocare. Ed era difficile. Il primo problema era che non c'erano i videogiochi per Linux, almeno c'erano per Windows ma non funzionavano su Linux. Guardate, su Linux non c'era niente di comparabile, purtroppo. Magari c'era, perché nel senso tu li fai giocare a Sparatutto, c'era anche quello anche su Linux, Sparatutto, c'è per anni di Sparatutto su Linux, però un po' meno grafica, non è giocato, non è conosciuto. Ti manca un po', io mi ricordo che quando ho giocato anche quello di Duty e facevi i tornei. Giocare, cioè, Davide, trovare sicuramente qualcuno con cui giocare, a te di server, c'è la fila per entrare sui server per giocare a quella gente. Su Linux no. E alla fine questo però è stato un problema, però era perché c'erano 2 problemi principali. Il primo è che tu sviluppavi dove andavi a vendere. E quindi se volevi vendere un videogioco, la piattaforma più utilizzata di tutta era Windows, ovviamente faccio un gioco per Windows. Se voglio vendere su PlayStation, farò un gioco che c'è su PlayStation, non mi interessa che giri da altre parti. Okay. E l'altro problema era che non c'erano i driver per le schede video, e quindi le schede video sì funzionavano su Linux, ma funzionavano solo con 2D, oppure funzionavano così e così, oppure con il 3D avevi tutti i problemi. Quando le case madre hanno iniziato a supportare Linux, ti diamo i driver, però sono driver proprietari, quindi tu li fai funzionare così come sono. E quindi lì avevi sempre la scelta, quindi cosa faccio?
o accetto le loro condizioni e gioco, oppure non le accetto e spero che qualcuno prima o poi mi faccia tirare in spiega video. Perché uno dei problemi che ho io è che continuo a provare i driver liberi, li sto provando, e devo usare il driver proprietario adesso per far girare un giochetto, però una volta al mese io li provo d'altra parte se funziona. Se funziona, bene. Una volta ha funzionato, per fortuna mi sono accorto che c'era un problema che surriscava la scheda video, dove stavo bruciando, però è stata una prova, è comunque sempre così sperimentale. Adesso i videogiochi su Linux stanno veramente esplodendo per varie ragioni. Non so se conosci Steam, per esempio. Beh, sì. È il Playroom. Esatto, quello che vende i giochi, tu ti scarichi Steam, dopodiché li compri online, ti scarichi i giochi. Adesso stanno facendo per Linux, entro fine dell'anno usano per Linux. Non sono giochi open source, quindi comunque lì è sempre una tua scelta che decidi. Voglio giocare, mi interessa giocare, faccio le mie scelte. Preferisco giocare a pagare 50 euro e scaricarmi il gioco, piuttosto che andare su quello open source, è una scelta anche quella. Però li stanno supportando, perché c'è molta più gente che sta andando su Linux, c'è molta più gente che interessa che giochi di Linux su Linux. Ci sono delle comunità molto grandi di persone che stanno cercando di fare gli emulatori per far tirare questi giochi sotto Linux. Ci sono gli simulatori qua, e ti assicuro che per certi giochi sono talmente richiesti, cioè sono talmente richiesti che c'è uno sviluppo incredibile. Cioè, tu vuoi immaginare la vita di un programma, che c'è qualcuno che ci mette le mani, ogni tanto ha i suoi aggiornamenti, ha una vita abbastanza lineare. Su questi emulatori, quando escono veramente dei giochi veramente grandi, tu vedi un'attività incredibile e in pochi mesi questi programmi fanno dei salti da gigante in qualità, in performance, in sicurezza, in tutto, perché c'è la gente che vuole far funzionare il gioco. E di conseguenza funziona meglio tutto il resto, perché si mettono lì e fanno funzionare. E che sta capitando proprio adesso con un gioco che aspettavano da non so quanti anni, credo 5 o 6 anni le persone che aspettavano questo gioco, è uscito. E nell'ultimo mese c'è stato uno sviluppo incredibile del software open source per far funzionare questo gioco qua. Ovviamente il gioco resta proprietario e lì non c'è niente da fare. Però l'interesse c'è. I giochi sotto Linux ci sono, open source ci sono quelli non open source, però io vedo che c'è veramente interesse. Anche i produttori di hardware stanno facendo in modo che le schede video funzionino sotto Linux, perché se non la tua scheda video è la più potente del mondo, ma non c'è sotto Linux, probabilmente quelli che giocano sotto Linux non te la comprano. Fanno la scelta di fanno dall'altro perché è più supportata. Quindi queste cose qua sono proprio guidate dal fatto che se c'è interesse degli utenti, anche l'azienda che ce l'ha interesse a creare il programma, a fare il videogioco, a fare il driver più potente. Però lì c'è anche il nostro interesse di dire ok, tu mi fai il driver, però no, aspetta. Do anche la possibilità per gli open source, perché se io accetto il driver proprietario, a occhi chiusi, sto facendo come se usassi Windows. C'è anche lì una scelta che fai, e non è che li incoraggio io, sinceramente. Però è una scelta che fai e io ovviamente quando posso chiedo il driver software proprio libero. Quando lo provo e trovo un problema dico ok, guardate che c'è ancora questo problema qua, non è che funzioni proprio bene. E se riesco a divertirmi con un gioco open source, sinceramente non ho nessun motivo da spendere 50 euro per l'ultimo arrivato. Sì, cioè, se uno vuole giocare forza Call of Duty, vuoi giocare a Call of Duty non ci sarà neanche quello di utile open source, probabilmente, non è, se ci fosse qualcuno. Sì, però appunto dipende sempre dall'interesse, se nel caso di Call of Duty non c'è mai stato questo interesse sul mondo Linux, era proprio un po' di nicchia, poi l'altro sempre sulle console. Però su certi giochi, che magari sono per tipo di gioco, sono appassionano la comunità Linux, la comunità Linux open source li fa funzionare. Accetta questo piccolo grande compromesso, però ti fa anche capire che se la gente si impegna e vuole qualcosa.
qualcosa, far funzionare in maniera open source qualcosa e far funzionare. E qualche domanda? Nessuna domanda. Ne siamo quasi in chiusura. Volevo dire una cosa, il fatto che prima c'era il discorso dei ragazzi a seconda di scuola si trovano Windows e quindi le aziende chiedono Windows, cioè le aziende chiedono le scuole formatevi i ragazzi perché parlano, perché funzionino, perché sappiano usare Windows. Quindi effettivamente diciamo che è un problema, nel senso io ho fatto il perito informatico e quando ho fatto il perito informatico si usavano i programmi che da scuola pensavo che i ragazzi si sarebbero trovati poi fuori. Non è stato così nel mio caso, però anche adesso, sapendo i programmi che il programma scolastico che usano, che seguono, loro dicono che le aziende usano questi programmi, io cerco di farti queste cose. Ed è difficile riuscire a dire ok, non ti insegno un'altra cosa, poi se vai fuori ti arrangi. Perché mai non è detto che funziona con tutti e non è detto che sia quanto più giusto da fare. Ovvio che se io insegno a un ragazzo a usare Visual Basic con il programma di Microsoft Visual Basic, lui sa far usare quello. Cioè se mi insegno a usare Visual Basic e non gli insegno a programmare, ovvio che lui saprà usare solo Visual Basic. Te mi ricordo dei casi eclatanti in cui c'erano le patenti e CDL che tu puoi scegliere se farla con Office, con Open Office o con Star Office. E ci sono dei, non so se chiamarli pazzi o che hanno fatto con Star Office. E il problema è che Star Office dopo non lo trovi in giro. E questi qua, quella patente informatica, la Pengona, ti trovi davanti Office, non sanno più cosa fare, perché non hanno imparato a usare un programma di scrittura, hanno imparato a usare Star Office. La stessa cosa per Office. La versione 2011, dopodiché ti trovi Open Office perché trovi l'azienda che ha voglia di risparmiare prendo Open Office, dai la patente informatica e dico ecco qua Open Office. Nel menu non c'è più, quindi non so cosa fare. Tu non stai imparando a usare un software, cioè sapere cosa vuol dire di fare un video scrittura, tu stai usando Office, se ti spostano i menu, come è successo, non sai più usarlo. E la scuola è come te stessa cosa, se volete, dipende anche da cosa insegni, se vuoi iniziare a programmare, iniziare a programmare, poi che sia Visual Basic piuttosto che Python, piuttosto che Perl o qualsiasi altra cosa, tu invece sai programmare e ti abitui. E lì è ovvio che su una scuola devi pensare a dove andrà a finire il tuo studente, meno male. Però neanche così tanto dire ok, ti insegno questo qua perché so che andrai fuori sull'azienda e ti aspettano a quel posto di lavoro, però vai. E comunque nel mondo CAD, penso che l'amico può confermare, se impari a usare un programma proprietario, poi se vai anche nel mondo open source, i comandi più o meno sono quelli. Cioè, e comunque sì, no, chiaramente puoi anche imparare quel programma proprietario a scuola, ma quando esci nessuno ti assicura che troverai quello, quindi no, infatti, ci vuole una certa apertura e saper usare un po'. Infatti questa è una cosa, nel senso, se vuoi CAD a scuola e poi trovi fuori CAD, sei un po'. Secondo me è una grande limitazione, perché io ho visto ragazzi che venivano dalle scuole superiori e a scuola usavano il programma e a casa non potevano più provare. È una grande limitazione perché già fanno pochissime ore di disegno per vari motivi. Se non possono provare a casa, la settimana fanno un po'. Certo, non riescono. Poi, però un'altra cosa che volevo fare, nel senso, è vero che magari lo studente a scuola usa un certo tipo di programmi e si abitua con quelli e alla fine si aspetterà di usare quelli. Però a me è successo che io, da un certo punto in poi, uscito da scuola, ci dovrò usare Linux, voglio perderci un po' di tempo, ci ho messo i miei 4 anni in cui provavo. Alla fine adesso lo uso seriamente, dal 2005 non uso più Windows sui miei computer, però è una scelta che ho fatto io dopo, nel senso mia personale, e alla fine mi sono trovato che ok, ho finito l'università, devo cercare lavoro, ok, quando cerchi lavoro quello che trovi. E la mia fortuna è stata che ho trovato un'azienda che cercava
qualcuno che sapesse usare Linux, ma non che sapesse usare Linux, ma ci avesse proprio messo le mani. E alla fine quello che io ho fatto personalmente, per me nel mio tempo libero, stare a perdere le nottate a installare Linux, a capire come funziona, a fare un sacco di cose, mi hanno ripagato trovando un posto di lavoro che qualsiasi persona che non ha usato Linux, o che non abbia fatto, ma neanche dei corsi, perché essenzialmente i corsi certificati lì, secondo me lasciano un po' il tempo che trova, però mi ha dato la possibilità di accettare un posto di lavoro che probabilmente, se fosse rimasto a usare Windows, con le conoscenze che avevo dall'università, l'università non ti insegna a usare Linux, non ti insegna a usare Windows, non ti insegna a usare Mac, ti insegna un sacco di altre cose. La scuola non ti insegna a usare Windows, però magari se lo fa usare tu ti abitui. E alla fine, se fossi rimasto con le mie conoscenze, una volta non sarei stato in grado di affrontare un lavoro del genere, perché proprio non avevo le basi, non c'erano le basi. Quindi, anche se tu, okay, sei uno studente o sei nel mondo del lavoro e usi Windows, quello che fai nel tuo tempo libero poi alla fine è qualcosa in più per te, ti può dare la possibilità che magari non pensi, non trovi. Puoi trovare un posto di lavoro completamente nuovo su una cosa che magari non hai studiato, però tu sai che puoi metterci le mani, sai che hai la confidenza di essere all'altezza del posto di lavoro, ma è una cosa che puoi fare comunque. Tanti esempi di persone che fanno un lavoro, non so, impiegati comunali, e nel tempo libero mettono a posto le moto, mettono a posto, prendono una vecchia lavretta e la sistemano. Alla fine niente vieta a questo dire ok, voglio cambiare lavoro, faccio meccanico, e non è bisogno di aver fatto la scuola prima, perché io so che nel mio tempo libero ho impiegato un sacco di tempo, ho l'esperienza, adesso se mi dai una moto te la metto a posto. Non è che sono nato esperto, è perché avevo la passione, la mia passione è diventata il mio lavoro. E questo può succedere con Linux, può succedere con qualsiasi altra passione che uno possa avere. E nel mio caso è successo proprio questo. Io ho cominciato a usare Linux un po' per passione, un po' perché mi è piaciuto, un po' perché l'università mi ha fatto un po' aprire la mente su queste cose. Ma alla fine è stata la mia scelta di rimanere lì, è stata la mia scelta per averci un sacco di tempo, e alla fine questa scelta mi ha pagato con un posto di lavoro che non avrei potuto avere in nessun'altra maniera se non avessi fatto questo percorso. Ok, siamo in chiusura, penso ormai. Sì, ci lasciamo andare. Se avete qualche domanda, niente. Beh, io ripeto, se qualcuno vuole smanettare, io il computer lo metto a disposizione. Penso possiamo ringraziare. Grazie, vi ricordo la prossima serata. Tutti la prossima serata, che vi mostro in anteprima, che mi è arrivato venerdì, insomma spero di mostrarvelo da lì settimana prossima. Questo aggeggino che vedete non è proprio lui, ma è più o meno simile, è un mini computer con Linux che costa $35, me l'ho pagato 40 e mi è arrivato a casa. Insomma, con questo qua, io quello che spero di fare la settimana prossima è che riuscirò a far girare un video in full HD su un computerino che è letteralmente grande così. Insomma, spero che anche l'altro ragazzo vi farà vedere un po' interessante. Insomma, siete interessati, farò vedere che quando dicevo che io giro dappertutto e dove almeno me l'aspettate, insomma, gira anche su questi computer grandi così. Insomma, ve lo mostrerò dal vivo, insomma, però avvicinarvi probabilmente, perché sarà difficile vedere proprio. Grazie ancora per la pazienza. Buona serata a tutti.